La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La Storia, il Territorio, l'Attualità, il Futuro. Anche oggi è con noi Bruno Rivarossa, delegato confederale di Coldiretti, ben trovato. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Vogliamo iniziare parlando del latte, perché il latte piemontese è arrivato fino in Cina. Sì, è una grande cosa per noi, credo un successo, è una conferma importante. Dopo questi quasi 10 anni del percorso che è stato fatto con il latte in polvere, con il nostro accordo con Inalpi, è chiaro che anche il resto del mondo, in particolare quei paesi come quelli della Cina, in questo caso specifico Hong Kong, che hanno grandi problemi sulla qualità e sulla impostazione di salubrità del prodotto e hanno avuto delle situazioni molto delicate sui bambini per quanto riguarda il latte in polvere, stanno cercando in tutto il mondo latte in polvere di altissima qualità. Hanno chiaramente generato dei contatti con noi, noi eravamo andati a Milano ad incrociare alcune multinazionali loro sotto questo profilo con una formula per poter entrare in questi mercati e il primo container è partito e oggi sugli scaffali di Hong Kong c'è il latte in polvere prodotto a Moretta con il latte della Compralatte, della nostra cooperativa che ci interessa direttamente nella raccolta del prodotto che è grandissima qualità per il nostro territorio. È sicuramente una grande vittoria questa, ma tra l'altro non è l'unica perché è arrivata anche l'etichettatura obbligatoria a tutela della produzione made in Piemonte per quanto riguarda il pomodoro da sugo, ne abbiamo parlato diverse volte. È importantissima anche questa, anche perché spesso quando si pensa al pomodoro si pensa a regioni diverse, mentre da alcuni anni, in particolare anche nel Cuneese, da circa una 20 anni è stata introdotta anche la coltivazione del pomodoro che ha soprattutto nell'area del Savignanese un aspetto molto importante, una realtà anche in termini di produzione e di qualità molto importanti e quindi questo è significativo, il che vuol dire che in questo caso noi portiamo il latte in Cina e speriamo di non importare i pomodori dalla Cina. Ecco. Questo è un po' il concetto di formulazione. Le faccio però una battuta, c'è un'anomalia forte, nel momento che noi portiamo il nostro latte in polvere in Cina abbiamo tutte le nostre industrie del territorio cuneese, guardi non mi allargo di più, e non faccio neanche troppi nomi, cito solo la Ferrero perché ha l'accordo con noi e una buona parte del nostro latte finisce nei loro prodotti e su questo ne saremo sempre grati per l'attenzione che hanno dato, ma tantissime altre industrie si approvvigionano totalmente all'estero per il latte in polvere e non faccio nomi, ma lei pensi quante possono essere nell'area del Piemonte, in particolare di Cuneo. Questa è un po' un'anomalia, vuol dire che scommette e crede più Hong Kong che la Cina sul Piemonte e sulla nostra qualità che le industrie agroalimentari locali. Paradossale, ma questo perché? Perché partono da un presupposto che il latte, che soprattutto nei prodotti dolciari in polvere è molto importante, sia una commodity normale e quindi tanto vale comprarlo dai paesi dell'alta Europa come quelli nuovi entrati nel sistema europeo e credo che comunque a livello di qualità, di quantità, soprattutto di salubrità e di sicurezza per il consumatore ci sia una bella differenza e quindi credo che siano ragionamenti che bisognerà fare, altrimenti si parla di economia in termini generali ma poi non facciamo neanche le sinergie territoriali. Bene, quindi la prossima battaglia di Coldiretti sarà quella di introdurre il latte piemontese da noi. Già lo stiamo facendo e vorremmo che tutte le industrie alimentari tenessero in considerazione che possono approvvigionarsi senza correre nel nord Europa correndo dei rischi direttamente dal loro territorio e sarebbe questo un passo in avanti per un'economia che comunque si può dire di tutto ma ha bisogno soprattutto di queste sinergie. Assolutamente, grazie dottor Rivarossa per essere stato con noi anche oggi, a presto. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Sono aumentate del 66% tra settembre 2017 e luglio 2018 le importazioni europee di riso dalla Birmania, raccolto anche sui campi della minoranza Rohingya, costretti ad abbandonarli a causa della violenta repressione da parte del governo. È necessario fermare immediatamente le agevolazioni concesse alla Birmania sulle esportazioni di riso in Europa, dopo che le Nazioni Unite hanno chiesto alla giustizia internazionale di perseguire il capo dell'esercito e
altri 5 alti comandanti militari per il genocidio internazionale, crimini contro l'umanità e crimini di guerra contro la minoranza musulmana dei Rohingya, afferma Paolo Della Role, presidente di Coldiretti Vercelli e Biella, con delega al settore risicolo. Nonostante l'accusa di genocidio, la Birmania gode tuttora da parte dell'Unione Europea del sistema tariffario agevolato a dazio zero per i paesi che operano in regime EBA, tutto tranne le armi. Il risultato è che la Birmania si colloca tra i principali fornitori asiatici di riso dell'Italia insieme a India, Pakistan, Thailandia e Cambogia. Il Piemonte resta la regione italiana con i numeri maggiori a livello produttivo, con 117.000 ettari, 8 milioni di quintali di produzione e quasi 1.900 aziende, e non è accettabile che l'Unione Europea continui a favorire con le importazioni la violazione dei diritti umani nell'indifferenza generale, spiegano Fabrizio Galiati, vicepresidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei dovrebbero invece rispettare gli stessi criteri di controlli a tutela della dignità dei lavoratori, garantendo un percorso di qualità che riguarda l'ambiente, la salute e il lavoro. Questa situazione, come più volte abbiamo evidenziato, già da troppo tempo compromette il futuro di numerosi imprenditori risicoli. Al via l'attesa procedura INPS per l'utilizzo dei voucher in agricoltura dopo l'approvazione della riforma da parte del Parlamento con la legge 96 del 2018 che ne ha semplificato l'utilizzo. Lo annuncia Coldiretti nel precisare che sono operative le prime modifiche, come l'allungamento della durata da 3 a 10 giorni entro cui è possibile svolgere la prestazione occasionale, un aggiornamento molto atteso dalle imprese agricole con l'inizio della vendemmia. Torna un ottimo strumento utile a rendere trasparente il lavoro agricolo, evidenziano Fabrizio Galiati, vicepresidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Un primo segnale di sburocratizzazione che va nel verso auspicato proprio alla partenza della vendemmia. Oltre 5.000 aziende vitivinicole in Piemonte, infatti, attendono l'attivazione della procedura per generare circa 13.000 posti di lavoro durante la raccolta dell'uva iniziata in questi giorni con il Moscato e che proseguirà poi nel mese di settembre con gli altri pregiati vitigni. I voucher danno la possibilità di rendere dinamico il mercato del lavoro e di favorire scambi di esperienze tra generazioni. I beneficiari, infatti, erano e restano disoccupati, cassintegrati, pensionati e giovani studenti che non siano stati operai agricoli l'anno precedente, tra l'altro impiegati esclusivamente in attività stagionali. Serve dunque che la procedura venga attivata al più presto per rendere effettivamente operativa la riforma. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro, un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Radio Stereo 5.